lei vuole fare gli scherzi a me, io sono il re degli scherzi. Ah, grandissimo. E bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video del format di cui non conosco il titolo, lo sa solamente Paolo. Scuola di voce. Lo sappiamo noi, Mauri. Cioè. Lancia la sigla. Che non abbiamo. Sì, c'è. Ah, c'è? Ma tu che cazzo? Ma è lui. Come fa la sigla? Lo sa Paolo, io l'ho scoperto adesso. No, lo sa Davide, io non lo so. Come fa la sigla? Ma è il primo giorno per tutti? Ospiti i The Show. Ciao a tutti, ciao Mario. Ciao amici. Perché siamo qui oggi? Bella domanda. Perché? Ci avete pagato? Soprattutto. Grazie intanto. Un sacco ragazzi. Di soldi. Non dite per favore l'uno all'altro quanto vi abbiamo dato, perché ovviamente il compenso è differente. Ah, certo. Presentatevi, chi siete? Siamo Daniel e Jacopo. Abbiamo un... Gli Hamet. Sì, gli Hamet. No, siamo due... siamo due youtubers. Alessio e Alessandro, i The Show. Voi vivete a Milano? Sì. Siete di origine milanese da sempre? Mio padre è nato in poverino. Capita. Vabbè, tutti, ma no, ma non c'è niente. È nato sotto il Po, purtroppo. Però mia mamma è nata sopra il Po, quindi okay, sono un mezzo sangue, un po' come Harry Potter. Un po' come Harry Potter. Io sono nato a Milano. Anche sono nato a Milano, cioè. Sì, ma non è un vanto essere nati a Milano. No, è un vanto. Per me, posso dire, io vorrei essere nato a Napoli, per esempio. Per me è la migliore città d'Italia. Ma sono nato o vissuto? No, mi piacerebbe anche abitarci. Ok. Abitare a Napoli. Però ho origini anche pugliesi, Basilicata, Brescia. Sì. Tanti anni, poi a un certo punto ho detto, ah, che pizza. Si vedeva dalla faccia che stavi per dire una cazzata comunque. Fa ancora più ridere perché l'ho rubata. Ma ok. Questo. Ma come si usa la voce? Voi fate video da tanti anni ormai su YouTube. Tutti noi content creator. YouTuber è per i... Noi siamo content creator. No, io invece penso che youtuber sia meglio, perché dobbiamo riappropriarci di questo termine. Ma perché è nato il termine content creator? Perché la gente si vergognava di dire faccio lo youtuber. Esatto. Ragiona. Ma adesso invece sei il contrario, perché ti vergogna di dire faccio il content creator, perché metto in mezzo anche gente che non ha né arte né parte nel perché fare questa cosa. Sono tutti content creator. E nessuno è content. Esatto. Quindi torni all'origine. Siamo youtuber. Siamo youtuber. A nessuno è content. Porca, bisogna stare attento, perché ne fai una dietro l'altra e fanno tutte veramente cagate. Il vostro accento è prettamente milanese, lombardo. Si sente quindi. Si sente. Noi che facciamo questo mestiere da tanti anni ci riascoltiamo in continuazione. Immagino che per voi non sia più come le prime volte che riascoltavate la vostra voce, vero, no? Vero. Ma la prima volta com'è stato rivedervi in video e riascoltarvi? Terribile. Come quando vedi le foto quando sei piccolo che ti vergogni, dici brutto. La tua voce è diversa da quella che tu senti, perché ti rimbomba nella... Esatto, fa... È un po' diversa, è più acuta solitamente, giusto? Quando la senti registrata? Sì, è più alta. Vi piace? Non mi sono mai posto la domanda. Io, sai che è proprio una cosa a cui non do la minima importanza? No, cioè, io in realtà... Scusami, perché effettivamente... Figurati. A me piacerebbe avere quella voce più profonda. È presente che c'è quel TikToker che fa le voci di quello che annuncia i treni? Sì. Mi piacerebbe un sacco avere quella voce lì. Vuoi annunciare i treni? No, nel senso vorrei avere la voce profonda come quello che annuncia i treni. Quindi, tu sei capace a farla? Sì. Ti insegno, siamo qui apposta. Vai. Tu non hai invece una voce che ti piace particolarmente? Okay. Sì, però non ce l'ho quella voce lì. Cioè, mi piacerebbe avere una voce un po' più profonda. Possiamo lavorare sulla profondità della voce, per esempio. Però io voglio accettarmi per quello che sono. Cioè... Lo farai, ma tu puoi accettarti per quello che sei nel momento in cui hai la possibilità di fare tutto il resto. Perché nel momento in cui puoi scegliere, sceglierai sempre di essere te stesso. Mi hai cambiato la vita, Maurizio. È bella questa cosa. Bella. Partiamo dall'annuncio dei treni. Ok. È in ritardo, quindi dobbiamo dire che è in ritardo. Il treno in arrivo da Pavia. Pavia. Si trova ancora Pavia. No. Il treno in arrivo da Pavia, diretto a Milano Malpensa, è in ritardo di 10 minuti. Non esiste la tratta. Milano Lambrate. Rimaniamo nella oggi. Milano Lambrate. Dilla come la diresti. Ok. Perché c'è la camera. Il treno in arrivo da Pavia subirà un ritardo di 15 minuti. Tu hai preso la tua voce e l'hai buttata all'indietro. È vero. L'importante della propria voce è proiettarla in avanti. Il treno in arrivo da Pavia è in... Vedi, la faccio uguale. La fai così. Molto pelu pelu. Fai una risata. Perfetto. Nel momento in cui noi ridiamo, c'è una contrazione diaframmale. Ok. Prova a mantenere quella contrazione e parlare. Allora, ho capito. No, io so fare quello che riesci a parlare per tantissimo tempo di fila, che vuol dire che usi il diaframma, perché sennò muori.
E poi inizi a parlare in questa maniera. Io non ho mai sentito. C'eravamo. Non ho mai sentito la voce dei treni ridere, ragazzi. No. Cioè, stiamo uscendo un po' fuori dai binari. Però c'eri. Comunque, quando c'era lui, signori, dobbiamo dirlo. No, ho fatto una battuta sui binari, tipo quelle tue. Mauri non mi ha dato soddisfazione. Scusami. Ah, non l'ho sentito. Il treno. Non vedi. Calma, non avere fretta. Adesso mi fammi una battuta così. Scandisci bene. Il treno in arrivo da Pavia è in ritardo di 15 minuti. Devi essere più plain, però, più piatto. Il treno in arrivo da Pavia è in ritardo di 15 minuti. Prova a fare così. Il treno in arrivo da Pavia è in ritardo di 15 minuti. Treno nella mia vita non vorrei parlare con quel. Ma è quello dei treni la fa arrivato. Così. Ok. Il treno in arrivo da Pavia è in ritardo di 15 minuti. Già molto meglio, per esempio. Poi già. Sei tu che hai scelto di parlare. Cioè, quelli dei treni. No, io ho detto un'altra cosa. Cioè, parlavo della profondità. Cioè, perché. Lui perché parla della profondità. Della, del timbro. Quella c'è una voce bella da Chad. La voce bassa. Quella. Dio mio, questa. Vabbè, ragazzi, se volete io vado. No, ma tre è anche divertente. Va bene, allora resto. Ma per una donna o un uomo, sentire un'altra persona con una voce così profonda, penso che sia più eccitante rispetto a. Piacere, sono amici. Piacere, vuoi uscire con me? Non lo so, mi sembra. Io penso che tutte le voci siano degne di Madonna, rispetto. Che comunque. La voce più bassa che tu potresti riuscire a fare, qual è? C'è una battuta in arrivo? No, perché c'era. La voce più bassa che riesco a fare penso sia questa. Però attenzione, perché tu fai questo. È di gola questa cosa qui. Esatto. Quindi sì. Immagina di proiettare la voce verso il basso, verso il diaframma. No, stai grattando le corde. Sto digerendo. Questo già non è male. E prova a immaginare che la voce scende verso il basso. La mia voce sta scendendo verso il basso. Cristo, Jonathan. Esatto, stavo andando lì. Ho visto uno che imita gli afroamericani nei film e fa sì. Ehi, quei bigliettoni sono davvero tosti. D-Max è quello, esatto. E non ho controllo di questa. Senti come salgo. Non ho controllo. Così è Topolino. Il Topolino lo so fare. È una delle imitazioni che so fare. Ehi, Pluto, come va? Tisca, Tusca, Topolino, ti sta scomparendo il tanga. Mi divertivo a fare queste cose da piccolo. Anch'io. Ma tu nasci con la voce con questa. Sì, tu nasci con un bel timbro comunque. Cioè, tu il tuo primo vagito tu. Ci nasci. Puoi imparare a modularla, a modificarla. E così come un corpo allenato si può avere una voce allenata. Noi abbiamo fatto un corso di dizione. Pazzo. Quando abbiamo iniziato a fare un po' di televisione, abbiamo detto vabbè, dobbiamo andare in televisione, vogliamo fare questo corso. Siamo stati tutti convinti da questa signora, tra l'altro un'attrice di teatro, una maestra di teatro. Provo? Nicoletta Ramorino. Sì! Nicoletta, tra l'altro. Non infatti, ciao Nicoletta! No, si dice Nicoletta. Oh, prima lezione, gasatissimo, imparo a parlare tutto quanto. Ci ha dato un libro alto così, non l'ho mai letto. Abbiamo fatto 4 lezioni, non l'ho mai fatta. Infatti, l'unica cosa che mi sono portato dietro da quelle lezioni è dire Nicoletta e non tre. Noi che per lo più facciamo contenuti nella realtà, quindi candid camera, scherzi, la dizione ci renderebbe abbastanza fittizi. Cioè noi esatto, ma infatti la dizione va applicata solo. Scusa per me. No, però è vero, se arrivo a farti uno scherzo. Se ti parlo in dizione, uno dice: ma chi questo è un attore che mi sta facendo uno scherzo. Ormai voi fate scherzi da 10 anni, quindi in qualche modo vi camufferete anche la voce. No. E se ci fosse necessità di farlo? No. Girate video prevalentemente a Milano. Se li giraste in altre regioni, sapete fare gli accenti delle altre regioni d'Italia? Secondo me. Adesso fare il romagnolo. Sai che adesso a casa la sapevo, capito? A casa la sapevo. No, adesso devo un attimino. Socio, perché. No, perché io. Cioè, un po' romagnolo riesco a parlarlo, però poi tu la Romagna è bella lunga, non è che tu dici la divisa, c'è Viserba, c'è Rimini, ho già cambiato accento, sono diventato un'altra cosa. Ho cambiato anche voce, poi. Ho cambiato anche voce. No, a Rimini riuscivo a farla perché l'ho fatto in uno perché sketch. Soshman, la patac, devo dire due parole che devo dire due cose che aspetta, la patac, ho preso un dosso, mi sono cagato addosso. Sembra Palmiro sì. Cangini, no? Tu mi interrompi continuo. No, chiedo. Quindi non fa. Mi viene. Quanto c'ha? 70 gradi fare nel giorno. Se la Z che è un pochezzino. Non si era, però. Un pochezzino. La metto anche dove non si è. Perché, cioè. È la C che diventa Z. Sì, un po' Z. Un po' zuzzo. Vieni qua, faccio una bella zizza. Tu hai detto che avresti voluto vivere a Napoli. Napoli, sì, forse lo so fare. La mia ragazza è di Ischia. Quindi ma sì. Dai? Sì. Anche Paolo. Anche la tua? No, io sono di Ischia, sì. Carai, è la tua ragazza. Io sono nata a Ischia. Ischia dove? Ma cosa è diventato? Un po' grande. Ischia ponte. Ah, bello. Ok. Pure sai dove c'è il castello? Ma dove c'è la discesa? Sì. E vabbè, dopo poi dopo c'è la cartoleria. Ma non parlare di Ischia. Quando imito il napoletano mi dicono che non sono capace. Uah. Caggia fa.
o dramma a muro. La pizza è buona solo a Napoli. Schifo, cioè il napoletano. Faccio schifo. Altolocato. Altolocato che. Bella Napoli vera. Quello del vomero che parla. Il vomero, ma io non lo dico. Sì, non vuoi anche un po' attore. Un po' attore. Quando parla, ma sempre un po' indietro. Poi c'è un napoletano, quello, capito? Che ci vuole un po' più vera. Un po' più vera, c'è la pizza con un coppo pomodoro. Come i milanesi, no? C'è il bauscio di Milano, no? Che c'ha. C'è il vero, c'è l'altro. E poi c'è sei di Milano, ma davvero? Un po' corsivo. Un po' corsivo. Quella però è più proprio provincialotto. Ecco, il corsivo mi piacerebbe impararlo, non lo so. Dovremmo invitare la prof. Sarebbe. Ma devi insegnarlo prima a me, perché io non lo so. Non hai fatto ancora il corso d'aggiornamento. Cioè, devi fare il patentino. Devo fare l'aggiornamento. Il siciliano, che poi cambia tantissimo in base. È un accento. Sì, cambia tantissimo. Minchia. Sono solo uno stereotipo. È un accento incredibile da fare. Ma ci siamo, abbiamo un po' di percorso. Io parlerò in siciliano da qua fino alla fine del video. Mi è andata. Cosa. Sembra sardo, sembra Claudio. Vabbè, è un'isola. È un po' sardo. È un'isola. Il piemontese. Piemontese? Basta, finito. L'utilizzo della voce ci aiuta molto con gli sciogli lingua. Vabbè, io sono messo peggio. Belli quelli, a me piacciono. Cioè, le lingue sono molto divertenti. Aiutano a sciogliere la lingua e essere più fluenti nel parlato, più comprensibili. Certo. Un tipico scioglilingua milanese, oltre a tic-tac-tac. Adesso è proprio una canzoncina che era anche. Fermi, ti puoi rifare dalle imitazioni. Crapa pelata che fa i turtei, che era da mia e suoi fredei che fa la frittata, che era da mia crapa pelata. Ed era una. Quella di Breaking Bad. Mi ricordo che era. Sì, c'è questa canzone in Breaking Bad. Ah, ok. No, questa me la. Mia nonna me la diceva, era la. C'è questa cosa in Breaking Bad. Sì, c'è un personaggio che ascolta questa canzone qui. Ma no, veramente? L'hai visto da poco, l'hai vista la scena? Ma nell'adattamento italiano. Ah, no, no, è nella versione originale. Quella italiana che ascolta la, quartetto Cetra. Esatto, se te la canta bene la riconosci. È una canzone, meno me la cantava come canzone. Però non so come la cantano in Breaking Bad, non saprei imitare. No, ci mette il disco. Crapa pelata, che fa i turtei, che era da miei i suoi fratelli. Crapa pelata, fatti i tortelli, non gli dà mica i suoi fratelli. Okay. I suoi fratelli, che fa la frittata, che era da mia crapa pelata. I fratelli hanno fatto la frittata, ma non la danno a lui. Non so in Breaking Bad come la cantavano. Poi perché cucinano era droga. Che cazzo di senso è poi? No, ma a parte quello. Ma cerchiamo non fratelli ai fratelli. Ma era una canzone popolare, non so. Ma sai, di solito è una popolare, io non è che la sapevo. Porca puttana. Crapa pelata la fa il tortei, che nel dramenga so fratei. Incredibile sconto. Bello così. Però guarda l'attore la sta cantando. Devo dire che hanno utilizzato davvero questa canzone. Sì, ma ha detto di sì. È del quartetto Cetra, non sto scherzando. Proprio sì. Che Breaking Bad è stato scritto da tuo nonno. Mia nonna. Esatto. Da tua nonna, sì. In un buco poco cupo poco pepe cape. In un buco molto cupo. Non lo so, devo leggerlo. In un buco. In un buco. Poco pucco. Poco. In un buco poco cupo poco pepe cape. In un buco molto cupo molto pepe cape. In un buco. No, guarda che la prima volta è andata bene. Lo so, volevo farlo più veloce perché io voglio sfidare me stesso. In un buco poco cupo poco pepe cape. In un buco molto cupo molto pepe cape. In un buco poco cupo poco pepe cape. In un buco molto cupo Leggere uno scioglilingua è più facile che dirlo a memoria. Una cosa mi è venuta e subito mi No, sei stato bravissimo. Grazie. Perché questo lo stavo spiegando al pubblico. Che l'occhio registra la lettera, quindi manda un segnale. Ma se tu devi pensarlo, lo scioglilingua è molto più difficile. Tu perché ti esimi da questa prova? Perché faccio schifo anche in questo, quindi non è vero, tu sei, ma io mi mangio le parole, quindi figuriamoci uno scioglilingua. E quello serve. È che sono a dieta, capito? Perché stiamo facendo lezione per evitare. Dieta, non posso mangiare le parole, scusa. Non hanno i carboidrati le parole, a parte pane. Secondo me devi imparare ad articolare di più. C'era l'esercizio con della penna in bocca, però la mettevo in Nicoletta. No, scusa. La prova finale consiste nell'applicare quello che abbiamo imparato fino ad adesso e telefonare a qualcuno facendogli credere appunto che non siete voi, ma... Ovviamente qualcuno che vi conosce molto bene. Esatto. Scegliendo voi chi chiamare, siete voi a scegliere il livello di difficoltà appunto di questa prova. Ci deve essere una cosa del le passo il mio collega. Allora io faccio faccio il siciliano allora. Dai. Scegli una comfort zone, non andare troppo sul difficile. Pensa alla voce bassa, quello dei treni. Devo fare siciliano. Fai il siciliano, Ale. Davide, che è di Messina. Ascolta Davide, sì, che è di Messina. Davide, dimmi. Sì, sono di Messina e sto chiamando perché mi serve sapere sta cosa. Però camuffa un po', vai giù sulle note basse. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Trovati un nome. Intanto. Giovanni Mancuso. Giovanni Mancuso. Mancuso è un nome siciliano. Sì. Caruso, Mancuso. Noi parliamo un pochettino di quelli in uso. Fetuso. La cosa fondamentale è avere l'accento. Avere l'accento. Questa cosa che un po' ti rimane. Chiama gatto. Gatto.
Gatto. Chiamiamo Gatto. Miau. Scusa. Lui è in Sicilia adesso, sbaglio, no? Sì. Vai. Lui è un mega interista all'abbonamento sì, all'Inter. Esatto, qualcosa di sportivo. Abbiamo estratto un vincitore. Però così sembra uno scherzo, secondo me. Ma lui ha l'abbonamento? Sì. E allora può essere estratto il numero per un sondaggio a campione per chiedere come si stanno trovando con le nuove tariffe. Se vuoi accettare, passo l'ufficio e le fanno le domande. Okay, perfetto. Mo proviamo a vedere se questo risponde. Io sto chiamando tutta la mattina, la gente non è che mi ha... buongiorno, lei signore Alberto Di Leo. Buongiorno, io la chiamo dagli uffici dell'Inter FC Internazionale per la sessione abbonamenti. Sì, guarda, io sono abbonato da una vita. Ah, perfetto. Allora le chiedo se per cortesia ha un attimino, un minuto per fare un piccolo sondaggio. È un piccolo sondaggio che stiamo facendo, le chiedo veramente questa cosa. Allora le passo un attimino l'ufficio che... Allora, perfetto, questa cosa le fa molto onore, le fa molto onore. Allora le passo un attimino l'ufficio. Salve, salve. Sì, pronto, buongiorno, signor Di Leo. Sì, buongiorno, chi è? Sì, buongiorno, guardi, allora stiamo operando una serie di sondaggi sul campione dei nostri abbonati. Le farò giusto 5 domande, se ha 10 minuti da dedicarci. Ma lei vuol fare gli scherzi a me? Io sono il re degli scherzi. Ah, grandissimo. Guarda che voce stai imitando. Non ce l'ha fatta a farmi gli scherzi. Voi non potete toccare le pezze internazionali come il mio merda scoperto. Comunque è stato un ottimo spunto. Grazie, Gatto, grazie. Ti seguiamo su YouTube. Ma dove hai pescato il mio numero? L'ho trovato su internet, sta girando su internet. Sei un grande. Ma tu puoi darmi il numero di Alessio? Sì, e poi che cazzo ti devo dare? Sì, ho capito dal video quello dell'abbandonato che dal mio referto medico era uscito il mio. Ma dove siamo? Siamo in diretta da qualche parte? No, sono qui con i miei amici, siamo in vacanza qui a Frosinone. Frosinone culone. Sei cascato. Ti passo anche l'altro. Ci hai riconosciuto. Eh? Gatto, sei il numero uno. Noi ti seguiamo da quando hai preso la pallonata in testa che sei svenuto. Mamma mia, quante te ne combinano quei due bastardi fetosi. Giambiero, ma chi è questo? È gatto. Ma quello che guardi su YouTube, sembra. È quello con i capelli. Ma hai fatto vedere. È quello con i capelli bianchi. Ma quello è un grande. Wow, a gatto. Ma tu sei un gran... Ma sai che... Ma sono abbonato a The Show Plus. Grazie. Gatto, sei il mio preferito. Già ho finito Stray. Tutto su PlayStation 5. A posto, ci piace. Ora che ti grazie. Ma Gatto! Gatto! Ma non ci hai riconosciuto? Ciao! Gatto! Ma ci hai riconosciuto o no? Ha messo... Allora adesso mi viene il dubbio che potremmo usare le voci normali, non ci riconosciamo. No, ma tu hai usato la tua voce? Sì, hai usato la tua. L'obiettivo era non farsi riconoscere, non far credere che non fosse uno scherzo. Ma io penso che da oggi continuerò a parlare così. Però diciamoglielo, poverino. Lo chiamo col mio perché se ne... Aspetta che chiedo a tutto il pubblico in studio di fare un applauso. Grazie. Non è neanche facile farlo davanti a un pubblico così numeroso. Come voto finale tu hai preso 3 fiorellini. Ah, meno male. 3 fiorellini. E una testa di cavallo. Grazie. Tu invece... Una pallina di sterco. Commentate come secondo voi sono stati i The Show. Hanno fatto uno scherzo telefonico, però in quel caso c'entra Lino. Ah. Abbonatevi a The Show Plus, ragazzi. Abbonatevi a The Show Plus. Oltre a tutti i loro link, trovate tutto in descrizione, trovate tutto in grafica. Grazie mille ai The Show di aver giocato con noi in questa nuova puntata del format di cui non conosco il nome e la sigla. Scuola di voce. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, cumbare, nipoti, a tutti quanti. Fate gli scherzi telefonici, non a me. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Di base la tigre è più forte del leone. Ciao Pluto! Gatto è il nostro... Allora, mo devo ricordare... Fai l'accento di Trapani. Ma io sono comunque... Dai, chiama! Non c'è una fine a questa. Questa è bella. Ma tu, è un tuo repertorio? Questa è sono... bella. Questa è la nuova. Questa è bellissima, quella l'accento di Trapani.